stai perché non stai riuscendo ad avere successo come freelance? Perché all'interno del tuo business manca qualcosa di te. Non ti racconti, non è personale, stai cercando di copiare, scimmiottare e modificare il business di qualcun altro. Prova a cambiare mentalità. Inserisci all'interno del tuo business qualcosa che parla davvero di te. Pensa a cosa amano di te amici, parenti e perché sono tuoi amici. Prova a prendere queste caratteristiche che loro adorano e a traslarle, a trasportarle all'interno del tuo business. Vedrai che saranno le stesse identiche caratteristiche che riusciranno ad attrarre i tuoi clienti. Mi chiamo Luca Contaldo e sono un freelance coach. Li aiuto a ottenere più tempo libero, più clienti, migliorando la loro autostima professionale. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanella così rimarrai aggiornato ogni volta che pubblicherò un nuovo video e a commentare perché voglio sapere la tua opinione. Dicevamo, le caratteristiche personali come strumento per avere successo all'interno del tuo business da freelance. Un business da freelance è un business centrico, basato sul professionista. Sei esattamente tu e solo tu che potrai fare il bello e il cattivo tempo e potrai portare al successo o all'insuccesso il tuo business. Come fare? Devi mettere all'interno del tuo business qualcosa che ti caratterizzi. Dove prendiamo questo qualcosa? Da noi stessi. Pensa ad amici, parenti che sono vicini e che hanno scelto di avere un rapporto con te. Lo hanno fatto per un motivo specifico, hanno intravisto in te e nel tuo carattere qualcosa che a loro piace. Se fai mente locale, i tuoi clienti si legano a te prima di tutto per lo stesso identico motivo. Hanno visto in te qualcosa di diverso che non hanno trovato in altri professionisti. Sicuramente sarà una piccola percentuale dovuto al business, alle tue skill e a come hai prospettato loro l'offerta o il tuo servizio, ma la maggior parte l'ha fatto il tuo carattere. Se ci pensi, tutti i clienti che fino ad oggi hai gestito o le persone con cui hai parlato di business hanno scelto di collaborare con te proprio per questo motivo, perché gli hai trasmesso qualcosa di unico. Ecco, quell'unicità è la chiave di volta del tuo business, è quell'unicità che devi mettere all'interno di tutto quello che fai del tuo business, nella tua comunicazione, nella tua presentazione dell'offerta, nel rapporto con il cliente, nell'acquisizione con dei clienti. Questo è un passaggio fondamentale. Se ti dimentichi di rendere unico il tuo business, si conformerà agli altri e non riuscirai a venirne fuori e soprattutto a portarlo al successo. Rendere unico un business è il 90% renderlo personale. Questo è quello che significa davvero. Non esistono altre ricette. Come sto girando per esempio io questo video e come sto parlando io di questo argomento, non ne avrà parlato nessun altro esattamente nella stessa maniera su YouTube. Quindi tutti cerchiamo di fare del nostro meglio per essere unici, quindi non ti uniformare. Mi raccomando, se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella così rimarrai aggiornato ogni volta che pubblicherò un nuovo video e soprattutto commenta perché voglio sapere se ti stai uniformando o stai ricercando l'unicità nel tuo business.